Si è aperta oggi una settimana decisiva per il mercato del Pescara, intensi contatti tra Delicari e i vari dirigenti di squadre dove militano calciatori che interessano al Pescara. Sarà questa una settimana molto importante dove verranno messi a segno colpi davvero interessanti. Ne parleremo questa sera fuori budget con il collega del Messaggero della Gazzetta dello Sport, Orlando D'Angelo. Bentornato Orlando. Grazie, buonasera, grazie dell'invito. Allora, ancora esperimenti, Stroppa insomma ha cambiato ancora modulo, è ripassato al 4-2-3-1, comunque due sono i moduli che attuerà quest'anno, 4-3-3 e 4-2-3-1. Orlando, cosa si può dire dopo la partita del Trofeo Morosini contro il Livorno? Domani ci sarà un'altra amichevole, poi venerdì a Teramo, insomma Stroppa sta cercando di assemblare la squadra. Sì, sta facendo giocare molto i ragazzi, probabilmente per accelerare la coesione della squadra, perché c'è bisogno di mettere insieme giocatori della scorsa stagione, giocatori che sono arrivati, giovani, giocatori stranieri che non conoscono la lingua, oltre che i metodi di lavoro del calcio italiano. Quindi, logicamente, giocando più partite in giorni ravvicinati, in un periodo di tempo più stretto, si può accelerare questo processo di assemblamento della squadra. Il modulo, secondo me, ormai è il 4-2-3-1, il 4-3-3, che sembrava il modulo predominante con il 4-2-3-1 come alternativa, sta diventando la seconda soluzione. Si vede dall'insistenza con cui Stroppa ormai sta presentando la squadra con questo nuovo modulo, anche nella prima uscita di un certo spessore, che era quella del Patini, dove tutti ci aspettavamo magari un 4-3-3 per rivedere certi automatismi, una squadra più brillante. Invece il mister ha proseguito il suo lavoro, il suo cammino, presentandoci il 4-2-3-1, presentandoci le novità che anche in questo modulo non conoscevamo e abbiamo trovato, come Bjarnason rifinitore. Lo sapeva Stroppa, che aveva studiato le partite della nazionale islandese. Noi no, è una bella sorpresa. Ecco, qualche conferma, oltre ad essere una sorpresa, perché Bjarnason ci aveva impressionato sin dalle prime uscite. Orlando, ora tutti si interrogano, insomma, che cosa manca a questo Pescara. Sebastiani ha confermato che saranno operati almeno altri quattro acquisti, rosa incompleta. Parliamo di calcio estivo, è ancora calcio di luglio, calcio di agosto. Insomma, gli impegni, quelli seri, arriveranno a breve, però ci manca ancora qualcosa. Sì, abbiamo 4 settimane di lavoro prima di affrontare l'Inter. Sembrano tante, forse sono un lasso di tempo sufficiente per formare una squadra da campionato, una squadra da Serie A, però sono anche poche se poi le tante operazioni intavolate non si dovessero concretizzare. Al Pescara mancano sicuramente quattro pedine, manca il difensore centrale, un altro centrocampista, mezzala o comunque centrocampista duttile in grado di ricoprire più ruoli, manca un esterno d'attacco e manca soprattutto una punta centrale di spessore dal punto di vista del bottino di gol che potrebbe realizzare, quindi il giocatore da doppia cifra che poi diventerebbe l'uomo chiave per centrare la salvezza. Dopo l'incontro di qualche giorno fa tra il DS dell'Icaria e il DS del Varese Mauro Milanese, proseguono i contatti tra il Pescara e Christian Terlizzi. Si era inserito lo Spezia qualche giorno fa, che aveva offerto insomma qualcosa in più di 150.000 euro per il cartellino, aveva proposto un ricco contratto, ma la volontà del calciatore sembra essere quella di venire a Pescara. Sì, la volontà del giocatore, diciamo che ha giocato molto a favore di Dell'Icaria e del Pescara, perché Terlizzi, nonostante i 33 anni e la possibilità di accasarsi in una delle società più ricche dell'attuale Serie B, che è la neopromossa Spezia, vuole giocare in Serie A. È un segno importante perché si tratta di un giocatore ambizioso e di un giocatore che ha ancora voglia di mettersi in discussione nel più grande palcoscenico del nostro calcio. Questo gioca a nostro favore, dicevamo c'era anche il Torino su di lui, però Terlizzi ha dato la parola al Pescara e a Dell'Icaria, che vuole solamente la maglia biancazzurra, e sono sicuro che nei prossimi giorni la vestirà. A proposito del Varese, oggi ha chiuso la squadra lombarda per Rea, ex difensore del Cesena, preludio alla cessione di È Terlizzi. un segnale inequivocabile e secondo me è proprio il tappeto rosso alla chiusura della nostra operazione. C'è questo piccolo, un eufemismo, dettaglio da limare, che è la contropartita con il Varese. Il Varese chiedeva soldi, il Pescara è riuscito a impostare una trattativa diversa mettendo dentro contropartite tecniche. Una su tutti è il giovane Luca Lulli,
di cui è stata offerta la comproprietà. A Milanese piace molto anche Romulo Togni, c'è il Baby Berardocco che è un altro ragazzo che ha fatto esperienza e potrebbe giocare. La soluzione credo che sia proprio dietro l'angolo. E allora tra poco ci collegheremo con Donato Di Campli, che è l'agente non solo di Verratti ma anche di Lulli, perché Lulli non interessa soltanto l'Arvalese, Orlando, ma a tanti estimatori. Sì, a tanti estimatori, sapevo dell'Ascoli oltre che del Varese, probabilmente ci sono molte altre squadre, ma questo ragazzo le merita. Noi in questo precampionato lo abbiamo visto giocare spezzoni di partita nel finale, ma io l'ho seguito più 2 anni fa a Gavorrano che non l'anno scorso, mi aveva già impressionato molto bene. Ha qualità, quantità, ha anche qualche gol nel suo bagaglio e mi sembra anche un ragazzo con la testa a posto, uno che può diventare un buon giocatore di Serie B a stretto giro. Intanto è ufficiale il divorzio tra Damiano Ferronetti e il Torino, un altro obiettivo del Pescara in passato. Ferronetti aveva firmato un biennale per il Torino da 400.000 euro a stagione, poi qualche incomprensione con Ventura e con lo staff tecnico. Era un obiettivo del Pescara, ma credo che la pista si sia raffreddata nonostante la rescissione. Sì, credo di sì, il Pescara ormai è su Terlizzi, l'alternativa a Terlizzi è un giocatore straniero, sicuramente non sarà un giocatore italiano perché il mercato italiano non offre in questo momento garanzie sia dal punto di vista tecnico che anche da quello gestionale, amministrativo, economico, anzi diciamo così, perché ci sono giocatori che guadagnano cifre incredibili per una neopromossa o per squadre di fascia media anche della Serie A. Uno di questi è Ferronetti, che ha un ingaggio molto alto e reduce da tanti infortuni e nonostante tutto, dopo essersi accasato in una squadra importante come il Torino, ha comunque rescisso. Il Pescara tra gli obiettivi della difesa ha un giocatore straniero davvero molto molto bravo, che sarebbe un colpo di mercato importantissimo, ma per farlo serve un investimento importante e in questo momento non è nei programmi imminenti della società, ma se si dovesse liberare un posto o se ci fosse l'urgenza di prendere un giocatore affidabile, c'è un tale Roderick Miranda, un giocatore portoghese che ha fatto molto bene nei mondiali under 20, che Dedicarri ha visto anche di persona giocare in un torneo in Spagna, un giocatore che ha tra l'altro agenti che hanno già lavorato con il Pescara e sarebbe davvero un colpo importantissimo. Questo giocatore è del Benfica ed è un investimento che sarebbe di sicura riuscita. Per farlo servono alcuni milioni di euro, quindi in questo momento non è la soluzione imminente del Pescara. Allora sentiamo cosa ci dice Donato Di Campli, agente di Marco Verratti ma anche di Lulli, che è in collegamento con noi qui a Fuori Budget. Buonasera Donato. Buonasera. Ciao Donato. C'è Orlando D'Angelo al mio fianco che ti saluta. Donato, innanzitutto dove sei? In questo momento sono a Parigi. Ah, ecco. Marco è tornato, quando tornerai? Marco è tornato ieri e adesso sta riposando in albergo. Sì, sta riposando. Allora, che cosa ti ha raccontato? Dici un po' le prime impressioni, già che ci siamo, parliamo anche di Marco Verratti. È stata un'esperienza importantissima. È stato il primo approccio col Paris Saint Germain, è stata una cosa positiva, adesso bisogna iniziare a fare sul treno. Oggi abbiamo letto anche un'intervista a Marco Verratti sulle colonne della Gazzetta dello Sport, addirittura ha detto il mio idolo era Federico Giampaolo, attaccante, ex attaccante del Pescara di grande talento. Sì, mi ha detto che ha fatto questa intervista alla Gazzetta, però è chiaro che lui è legato ai colori biancazzurri, inutile negarlo. Alla fine l'amore per il Pescara non cessa mai, quindi ti ricordo sempre con piacere i colori biancazzurri. Che tra parentesi, se non ricordo male, Federico Giampaolo fu acquistato dalla Juventus giovanissimo, no Donato? Che cos'era, un ennesimo messaggio al calcio italiano, in particolare alla Juventus, oppure una sua riflessione veritiera? No, non c'è nessuna confessione, assolutamente. Orlando? Ha sempre detto di amare i colori biancazzurri e lo ribadisce in ogni momento. Donato, ti volevo chiedere una curiosità, visto che la stai vivendo molto direttamente e anche sul posto. La stampa francese aveva accolto Marco con un pizzico di scetticismo, tutti quei milioni di euro per un ragazzo che viene dalla Serie B, chi è questo Verratti, tante,
tante domande. Si è ricreduta dopo queste prime amichevoli? Pensi che la considerazione di Marco sia cambiata agli occhi della stampa sportiva francese? Assolutamente sì, sono bastati 180 minuti per far cambiare per Noi eravamo convintissimi, ovviamente, a Pescara, come te. vedere. Ah, ovviamente. Donato, Assolutamente. si parla tanto di una trattativa che il Pescara ha intavolato con il Varese per portare in Abruzzo Christian Terlizzi. Tra le possibili contropartite si è fatto anche il nome di Luca Lulli, ce lo puoi confermare questo interesse? C'è questa possibilità, io ho preso in procura Lulli da pochissimi giorni, quindi ho sentito già il Varese per questa cosa qua, vediamo un attimo se è possibile, anche se il Varese batte a caccia. Bisogna ricordare però che Luca è un ottimo giocatore, quindi lo stesso Castori ne apprezza le qualità tecniche. Ecco, Donato, noi lo stiamo seguendo in questi primi giorni di ritiro, insomma, sembra un calciatore che è migliorato sensibilmente, è vero? Non sensibilmente, moltissimo. È un giocatore che può fare benissimo la Serie B ed è quello il suo obiettivo. Cercheremo di regalargli questa categoria che si è meritato lo scorso anno facendo tante presenze a Como. Ricordiamo che è stato uno dei migliori, una delle sorprese in C1. Sì, Donato, si parla di tante squadre interessate a Lulli, la prima forse è stata l'Ascoli, no? Ora si parla anche del Brescia, quando avremo notizie più concrete a riguardo? Ci sono degli intrecci di mercato che non si possono spiegare e soprattutto penso che alla fine si risolverà tutto negli ultimi giorni come sempre. Una cosa è certa, Luca vorrebbe giocare in Serie B e cercherò di accontentarlo. Perfetto, Orlando, vuoi chiudere tu con Donato? No, Donato, l'unica cosa che volevo chiederti è se lo stesso Lulli gradirebbe andare a Varese sapendo che Castori ha molta stima di lui, quindi non andrebbe in una piazza, diciamo, dove potrebbe essere l'ultimo arrivato, ma dove un allenatore ha espressamente detto alla sua società: sì, Lulli è una contropartita che mi piacerebbe. Guarda, sì, Varese può essere Varese, ma possono essere anche altre situazioni. Vi dicevo prima, Orlando, che ho preso Luca da 3 o 4 giorni in procura, bisogna lavorare intensamente, soprattutto stabilire i contatti con tutte le squadre e poi verificare se è gradito o meno dal punto di vista tecnico. Chiaramente le scelte che faremo su Luca saranno soprattutto sotto questo punto di vista. Valuteremo ogni dettaglio, sia chiaro, non accetteremo destinazioni che possono favorire qualcuno oppure dove Luca stia mettendo degli scambi che non hanno nessuna qualità tecnica. Sì. Va bene così. Grazie Donato. Grazie, grazie Donato e chiaramente salutaci Marco e fagli in Lo bocca al lupo seguiamo ancora con una volta. affetto, ovviamente. Lo saluteremo sabato, avrà un amichevole di poco conto, giocherà Sì, col sì. Barcellona. Grazie Donato. Ciao Donato. Buonasera a tutti. Grazie. Allora, abbiamo anche verificato questa notizia. Lulli può essere inserito come parziale contropartita, insomma come contropartita, non parziale, anche perché Terlizzi ha il contratto di scadenza nel 2013. Orlando parlava di Miranda, ci sono altri giocatori comunque sotto l'attenzione del Daniele De Licari. Uno è Andrea Coda, 27 anni, di proprietà dell'Udinese. L'altro è Santiago Morero, che è un argentino, classe 82 del Chievo. E l'altro è Pietro Accardi, sempre un 82, a 30 anni. Comunque tutti i giocatori che hanno caratteristiche, una struttura fisica importante, Orlando, è Sì, quello che cerca il è quello Pescara. che serve al Pescara assolutamente. Il Pescara ha bisogno di un giocatore che abbia campionati di Serie A alle spalle, quindi la freddezza e l'astuzia anche per andare ad affrontare negli stadi più importanti i giocatori e i campioni della Serie A e che abbia il fisico per contrastare i migliori attaccanti di questo campionato. I nostri giovani ovviamente sarebbero per struttura, per tanti motivi all'altezza, comunque meritevoli di partire dall'inizio, ma l'esperienza in Serie A purtroppo è una componente che va accumulata sul campo e senza la quale non ci si può presentare.
esperienza, struttura fisica, aggressività a centrocampo, passiamo al centrocampo, può assicurarla Manuele Blasi, un Orlando Sì. svincolato, calciatore trattato dal Pescara. Ci saranno probabilmente mercoledì aggiornamenti, un incontro definitivo tra il Pescara e il suo procuratore che è Davide Lippi. Sì, la sensazione è che Blasi possa diventare un giocatore biancazzurro questa settimana. Davide Lippi questo pomeriggio ci ha confermato, non mi ha, a noi come Gazzetta dello Sport, che la trattativa per Blasi al Pescara è ben avviata. Si sta ragionando su un contratto di un anno, a una cifra importante ma non esagerata, con l'opzione di un rinnovo nel caso in cui Blasi dovesse giocare almeno la metà delle partite ufficiali della stagione. Questa è la prima base su cui le parti si sono incontrate. Io ho parlato con il giocatore personalmente oggi pomeriggio, il giocatore scalpita, ha detto che a Pescara verrebbe di corsa, che spera che la cosa si faccia, che non ha problemi sul ruolo perché ha ricoperto tutti i ruoli del centrocampo in carriera, che non ha paura della sfida, tra l'altro, di giocare per salvarsi, perché l'anno scorso ha accettato il Lecce quando il Lecce sembrava praticamente spacciato e per poco non si sono salvati, quindi l'ho sentito molto motivato e molto sereno. Certo, ovviamente vale il contratto e le cifre sul contratto prima di trovare poi le giuste motivazioni, ma credo che Blasi al Pescara sia una pista molto molto seria. Trattative ben più complicate invece quelle che portano a Jasmine Kurtic, perché Sannino almeno fino alla fine del ritiro non vuole nemmeno parlare di un'eventuale cessione, l'altra che porta a Panagiotis Kone di proprietà del Brescia, qui le cifre però salgono Sì, le chiaramente. cifre sono completamente andate fuori budget, perché il Brescia sembra aver chiesto 4 milioni per il cartellino di Kone, una cifra spropositata per l'attuale progetto del Pescara. A questo punto sarebbe meglio puntare su un giocatore anche di maggiore esperienza, anche se diciamo con un caratterino particolare, perché Blasi è un giocatore che ha cambiato tantissime squadre, esuberante, però comunque uno che di grande calcio ne ha masticato abbastanza. Grande esperienza in Serie A. A proposito di centrocampisti, arriverà Quintero a breve. Sì, sapevamo che sarebbe arrivato venerdì, invece poi ci è stato detto che Quintero sarà a Pescara comunque sabato. Sono questioni burocratiche, quindi non è stata colpa di nessuno se Quintero salterà il ritiro di Rivisondoli. Purtroppo sarebbe stato meglio inserirlo gradualmente in questa fase insieme ai compagni, ma i giocatori sudamericani hanno meno problemi con la lingua e hanno quella fame, quella voglia che spesso li porta a superare le difficoltà più rapidamente anche degli altri. L'unico problema di Quintero è l'età, perché è un diciottenne. Se riuscirà a integrarsi subito con il gruppo e si sentirà libero di esprimersi, probabilmente vedremo presto anche le sue qualità. Tu che hai visto anche la partita con il Livorno, insomma, l'hai vista proprio dal vivo, come ti è sembrato Colucci, Orlando? Perché nella prima uscita si era fatto male, più o meno il ruolo dovrebbe essere quello tra Quintero e Colucci, uno dei Sì, due sì. dovrebbe giocare, a meno che Stroppa non decida di schierare Quintero dietro ad una punta nel Sì, 4-2-3-1. infatti, Quintero ha questo vantaggio. Colucci l'ho visto contro il Livorno molto bene, in quella prima mezz'ora in cui la squadra ha mostrato un bel calcio, Colucci è stato il protagonista. Ha avuto quasi sempre lui il pallino del gioco, i compagni lo cercavano, lui non si tirava indietro, ha cercato le verticalizzazioni, quella del gol è stata, diciamo, fantastica, un'invenzione. Se dovesse confermarsi su questi livelli, il Pescara avrebbe davvero fatto un bell'acquisto, nonostante lui fosse arrivato praticamente un mese fa per essere la chioccia di Verratti, invece Tornando potrebbe anche ritrovarsi a giocare tutta la stagione titolare. a Davide Lippi, perché abbiamo detto agente di Blasi, ma anche agente di Caprari, cosa c'è di vero di questo interessamento del Genoa per Caprari? Io credo che il Genoa cercasse un esterno giovane su cui fare un investimento, però avendolo subito a disposizione. Capito che Caprari non si sarebbe mosso da Pescara, perché il Pescara ha investito per averlo a disposizione quest'anno, il Genoa si è buttato su Piscitella della Roma, stesso ruolo e credo anche stessa età, e si è sistemato, quindi credo che la questione si sia chiusa, sia nata e si sia chiusa in 24 ore.
Operazione chiusa nel pomeriggio, quella del passaggio di Piscitella al Genoa. Allora passiamo agli attaccanti, perché oggi poteva essere il giorno di Weiss e Jonatas. Invece, per quanto riguarda Weiss, io so che il direttore sportivo del Manchester è in Malesia, tornerà domani a Manchester, quindi sviluppi ce ne saranno in settimana. Il direttore Brian Marwood. Sì. Beh, certo che non è, se oggi è stato un giorno decisivo per Weiss e Jonatas, lo scopriremo domani, proprio perché Marwood rientrerà a Manchester e troverà sulla sua scrivania l'offerta del Pescara per chiudere l'affare. Si dovrebbe fare a 1,5 milioni di euro il trasferimento del giocatore. Il giocatore è corteggiato non solo dalla Premier League, ma anche dall'Espagnol, che lo rivorrebbe a tutti i costi a Barcellona nella prossima stagione nella Liga. Il giocatore ha dei quotidiani spagnoli, aveva dichiarato che comunque sarebbe anche tornato in Spagna, e di questo ho avuto certezza in una rassegna stampa di ieri mattina che mi è stata riferita da alcuni colleghi. Raiola dice che invece non si sono lasciati bene e che il giocatore verrà a Pescara perché lui lo porterà a Pescara. Il giocatore tra l'altro è in scadenza col Manchester e quindi cerca un'altra sistemazione. Probabilmente questa settimana si chiuderà con Jonatas. Lo stesso Raiola oggi è in Olanda e domani torna a Roma e dovrà comunicare al Pescara se la AZ Alkmaar ha dato l'ok al trasferimento. Sembra che anche questa strada sia molto 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 ben avviata alla conclusione. 2 milioni per la metà, con diritto di riscatto obbligatorio di altri 2 milioni l'anno prossimo, e Jonatas sarà del Pescara. Operazione un po' più complessa quella di Jonatas, perché 4 milioni sono tanti. Comunque, come diceva bene Orlando, Weiss, scadenza giugno 2013, lui ha guadagnato quest'anno 800.000 euro con l'Espagnol, ha un altro contratto a 700 credo tornando a Manchester, quindi si dovrà ridiscutere anche l'ingaggio chiaramente col Pescara, passando, se dovesse arrivare. Sì, io credo che essendo anche un 89 ed avendo questa esperienza internazionale e questo curriculum, è un giocatore che non si accontenterà di un contratto inferiore al triennale, ma penso che il Pescara sia intenzionato ad aprire un ciclo con questo tipo di calciatori, e quindi su un triennale a cifre leggermente diverse sicuramente si troverà l'accordo. Certo, sono investimenti importanti che dovranno portare i loro frutti per non creare poi diciamo problemi alla società nel caso in cui le cose non dovessero andare bene alla fine di questa stagione. Però certo, se vedessimo una squadra con Weiss e un altro attaccante importante al centro, vuol dire che avremmo anche delle ottime chance di salvarci. Poi arriveremo alla punta centrale. Orlando, spieghiamo meglio nel dettaglio. Jonatas, classe 89, cresciuto nel Cruzeiro, l'anno scorso 16 gol nel Brescia. Il cartellino credo che sia a metà tra una squadra brasiliana e metà di proprietà proprio del suo procuratore, quindi si tratta per una con proprietà, insomma il Pescara è intenzionato a rilevare la metà del cartellino. Sì, beh, praticamente il Pescara potrebbe lavorare con Raiola, che credo sia il vero deus ex machina dell'operazione, perché è lui che controlla il giocatore. E la stessa cosa vale per Weiss. Di solito Raiola non è un semplice agente di Campi, parlava di Verratti qualche settimana fa, io sono un esecutore delle volontà di Verratti. Raiola, diciamo che invece i giocatori eseguono le volontà di Raiola, ecco, diciamo così. Quindi se Raiola ha garantito al presidente Sebastiani, al direttore dell'Icarri, che Weiss e Jonatas arriveranno a Pescara, questi due giocatori arriveranno. La speranza è che Jonatas, nonostante non abbia molta nelle gambe, esploda definitivamente e mostri le sue qualità sia come rifinitore dietro la punta che come prima punta. Da quello che mi sembra di capire, Orlando, che il Pescara preme per chiudere entrambe le operazioni insieme. Sì, credo che l'obiettivo sia questo. L'obiettivo è quello di arrivare alla settimana prossima, quando ricominceranno gli allenamenti al centro Vestina a Montesilvano, con la squadra praticamente completa, eccezione fatta al massimo per l'attaccante centrale, quindi con Terlizzi, Weiss e Jonatas a disposizione, con Quintero e magari anche con Blasi, il Pescara sarebbe completo e ci sarebbe praticamente 3 settimane di tempo per chiudere il colpo dell'estate, che dovrà essere questo attaccante, la doppia cifra.
Intanto ufficiali gli acquisti di Perin e Ragusa, l'avevamo detto anche nei giorni scorsi, chiaramente Perin e Ragusa che raggiungeranno il ritiro domani, mi sembra. Domattina saranno in ritiro, Crescenzi è arrivato oggi pomeriggio. Crescenzi già ha svolto una prima seduta Sì, pomeridiana. oggi pomeriggio. Allora, parlando proprio di attaccanti, Orlando, ormai si parla da tanti giorni di tante prime punte che Delicari vorrebbe portare alla corte di Stroppa. Iniziamo da Vossen, vogliamo iniziare da Sì, Vossen. iniziamo da Vossen, però apriamo la parentesi e la chiudiamo perché Discorso. Jelle Vossen purtroppo sarebbe il giocatore ideale per un grande campionato. Certo, ho visto solamente filmati su internet e il mio giudizio tecnicamente non vale granché, Sì, allora andiamo anche però con qualche immagine relativa a è Vossen. un giocatore importantissimo, uno dei migliori attaccanti emergenti del calcio europeo, nazionale belga, ha 23 anni, ha segnato tanti gol nelle ultime 2 annate con il Genk ed è un giocatore che vale 6 milioni, forse anche qualcosa in più. Il budget del Pescara, ecco, è questa, diciamo, la base su cui ragionare anche quando cerchiamo poi noi le notizie di mercato. Il budget stabilito dal Pescara per l'attaccante è di 3 milioni, poco più, se possibile anche non di più, neanche 1 euro più di 3 milioni. Purtroppo Vossen ne vale 6, servirebbe una follia del presidente, ma probabilmente non si riuscirebbe nemmeno a convincere il Genk perché c'è molta concorrenza e non solo in Belgio. Si potrebbe aprire anche una specie di asta e superare il tetto dei 6 milioni, quindi Vossen rimane un sogno nel cassetto, ma molto molto difficile da prendere. Trattativa complicata per l'eccessivo costo, però è un ottimo giocatore, grande struttura fisica, bravo sia di testa che con i piedi, Davvero un calcia grande attaccante. con entrambi i piedi, davvero un bel attaccante. Un altro è Kardec del Benfica, un brasiliano, anche qui Orlando, insomma, il costo, lui fu acquistato se non sbaglio 2 anni fa, il Benfica sborsò 3 milioni di euro per il cartellino qui. Insomma, c'è da ragionare. Comunque un investimento, Sebastiani l'ha promesso, per quanto riguarda la prima punta, vediamo anche qualche immagini di Kardec, attaccante brasiliano, qualche gol, anche qui lo stesso discorso, Orlando. Io credo che questa sia una scelta molto ragionata, quella da parte del Pescara. Orlando, insomma, si concentreranno e poi verrà sferrato proprio l'attacco nei prossimi Sì, giorni. E qui non si può ovviamente sbagliare. non si può sbagliare, da questo acquisto dipende in grande parte, diciamo, la possibilità di rimanere in Serie A, c'è bisogno di un giocatore che abbia il gol nel sangue, che sia un giocatore italiano, che sia uno straniero che gioca in Italia o che sia un giocatore che giochi in Europa o in Sud America, l'importante è che sia un attaccante vero, un attaccante universale che riesca a fare gol in tutte le categorie. Questi tipi di giocatori sono giocatori che costano, sono giocatori che hanno mercato, vanno seguiti anche sotto traccia in silenzio. Io credo, tra l'altro, che tra i tanti nomi che ci sono stati dati in pasto giornalisticamente parlando, forse non c'è neanche quello vero e si sta seguendo qualcosa. Sono convinto di una cosa e sono d'accordo con la società: il mercato italiano non offre molto. Il mercato italiano offre giocatori che alle cifre che il Pescara può spendere, offre giocatori che vengono dannate deludenti, giocatori a rischio dal punto di vista del rendimento sotto porta, giocatori che vogliono contratti lunghi, che vogliono ingaggi alti. Si rischia di finire presi un po' per la gola, semplicemente per la fretta di chiudere il mercato, di dire ok, l'attaccante è arrivato, adesso siamo tutti felici e contenti. Invece c'è bisogno di ragionare molto, di investire bene e di calcare le orme di alcune società che da anni prendono giocatori ai più sconosciuti e che poi si rivelano importanti e buoni non solo per la salvezza. E faccio l'esempio massimo che è l'Udinese che si ritrova in Champions prendendo giocatori che noi non conosciamo minimamente. Un Se altro. mi, Sì, vai. Sì, se mi prima concedi di arrivare all'ultimo sì. attaccante, siccome spesso avete scritto anche voi del Messaggero l'interesse del Pescara nei confronti di Sigthorsson, che è un altro attaccante molto molto promettente, oggi pare che la Lazio si sia inserita nella trattativa, da non escludere però un eventuale prestito al Pescara. Chissà che non si possano riaprire vecchi scenari con la Lazio, Orlando. Sì, però io sapevo dell'interesse della Lazio per Anche qui siamo sui Sigthorsson, 5 milioni di perché euro, se non Sigthorsson è sbaglio. lo stesso agente di Bjarnason e Celik e
avevamo parlato di questo giocatore nei giorni scorsi e mi aveva detto che era stato offerto alla Lazio già da un paio di mesi, quindi lo staff della Lazio ne era a conoscenza di questa possibilità. E la Lazio, se prende Sigtorsson, lo prende per tenerlo a Roma e per puntarci, perché sarebbe l'erede di Klose probabilmente, e ne ha tutte le qualità, perché anche questo è un potenziale top player europeo, un giocatore che segna molti gol. 2 anni fa con la Z a soli 20 anni ne ha segnati 15 nella serie olandese, l'anno scorso ha avuto problemi fisici e l'anno prossimo dovrà vivere l'anno del riscatto. Tra l'altro l'Ajax ci punterebbe, quindi non ha intenzione di venderlo per fare cassa, ma punterebbe su di lui per il prossimo campionato. Comunque tantissimi nomi, tantissimi gli attaccanti restano sul taccuino di Dell'Icarri. Qualcuno ha parlato anche di un interessamento del Pescara nei confronti di Emanuele Calaiò, sarebbe un ritorno, trattativa difficilissima. Si è parlato anche di Bojinov nei giorni scorsi, pare che sia stato offerto. Bojinov è stato offerto al Pescara dallo Sporting Lisbona. Lo Sporting Lisbona aveva un accordo con il Lecce per il diritto di riscatto a favore dei salentini. Ovviamente dopo la retrocessione, anche le varie vicissitudini, non è stato esercitato questo diritto di riscatto, e adesso Bojinov è allo Sporting Lisbona ma è in esubero, quindi il suo procuratore cerca squadra, così come il procuratore di Gudjonsen, l'ex del Barcellona, che sta cercando di farlo conoscere al mercato italiano lanciando frecciate qua e là sulle varie testate. Gudjonsen ha 33 anni e negli ultimi 3 o 4 campionati praticamente non ha quasi segnato un gol. Credo che siano operazioni di marketing dei procuratori queste. Ci avviciniamo alla chiusura, Orlando, ci sono altri nomi però di sì, attaccanti. La novità delle ultime ore, nel lungo lavoro di scouting del direttore dell'Icarri, la novità delle ultime ore è quella dell'argentino Leonardo Ulloa, un 26enne che gioca nell'Almeria, la Serie B spagnola. Quest'anno ha segnato 28 reti, capocannoniere della Serie B spagnola. Ecco, un giocatore che ha già vinto anche un campionato argentino da ragazzino praticamente con il San Lorenzo. Alto 1,90 m, un finalizzatore, un uomo d'area di rigore, dal fisico imponente, bravo sui calci piazza, sul gioco aereo. Sarebbe praticamente per i tifosi italiani una fotocopia di Kozak come caratteristiche di giocatore, un gigante, un uomo d'area, uno che potrebbe essere quel tipo di giocatore. Vale 3 milioni il Pescara, quindi potrebbe investire su di lui. È un 86 a 26 anni, quindi ha ancora il tempo per esplodere nel calcio europeo. Vedremo se sarà lui il giocatore scelto dalla società. Quindi ultimo 9 sul taccuino di Dell'Icarri, Leonardo Ulloa, argentino, 26enne dell'Almeria, Serie B spagnola. Allora Orlando, oggi c'è stato anche il raduno della primavera che ha iniziato i lavori con il nuovo allenatore, che è Cristian Bucchi. Tra poco allora ci collegheremo con il responsabile del settore giovanile del Pescara, l'amministratore delegato Giacomo Ortolano. Una nuova avventura per Cristian Bucchi, che ricomincia laddove aveva finito la carriera del Pescara. Sì, è comunque un personaggio positivo che qui magari è arrivato negli ultimi mesi di carriera, non ha fatto vedere tutto quello che si è visto in altre società in passato, però è un ragazzo che ha molto entusiasmo, un ragazzo solare, l'abbiamo conosciuto da calciatore, si è ripresentato così in queste settimane prima di cominciare l'avventura, e credo che potrà essere la persona giusta anche per far parlare della primavera, visto che poi negli ultimi anni, purtroppo per il ricambio e per alcune novità che ci sono state, insomma, la primavera aveva sofferto. Quest'anno c'è stato il rilancio con Giacomo Ortolano, che adesso sentiremo, uno staff nuovo, cambi di ruolo, tanta voglia di fare, credo che ci siano i presupposti. Tra l'altro questo marinaro che abbiamo strappato alla Roma e che Zeman aveva già lanciato in C1 a 16 anni, quindi tanta curiosità. Eh sì, tanta curiosità. Allora tra poco con Giacomo Ortolano in diretta. Orlando, torniamo ai prossimi impegni del Pescara, perché domani ci sarà un amichevole alle 17, se non sbaglio, con una rappresentativa locale. Poi è anche l'ultima settimana del ritiro. Sono gli ultimi giorni di ritiro, venerdì con l'allenamento mattutino a Rivisondoli e il pranzo all'Hotel Cipriani si chiude il ritiro precampionato. La sera di venerdì il Pescara giocherà l'amichevole al nuovo comunale di Teramo contro il Teramo per il trofeo Vittoria, l'amichevole che ormai è diventata tradizionale. In quell'occasione si intreccia anche il mercato, perché il Pescara cederà il Baby Granata
al Teramo. Ah, ecco qui. Allora il baby Granata a Teramo, magari chiederemo anche conferma al responsabile del settore giovanile, l'amministratore delegato del Pescara, Giacomo Ortolano. Buonasera Giacomo e benvenuto a Fuori Budget. Buonasera a tutti e grazie per l'invito telefonico. Ciao Giacomo. Allora, Ortolano, oggi giornata del raduno per quanto riguarda la primavera, inizia, possiamo dirlo, un nuovo corso per quanto riguarda il settore giovanile del Pescara che è stato riorganizzato. Sì, partiamo con entusiasmo, non stiamo a vedere ciò che era il passato o il futuro, partiamo da un presupposto, da quello che abbiamo lasciato l'anno scorso. Abbiamo cercato di riorganizzare il settore giovanile sottolineando gli aspetti positivi dell'anno scorso, già alcuni sulla stampa l'hanno riportato, ribadisco, cultura del lavoro, la mentalità propositiva delle squadre e la crescita dei talenti. E c'è anche chiudiamo questa stagione. E c'è anche un nuovo allenatore che è Cristian Bucchi, che è intervenuto la settimana scorsa a Fuori Budget. Li abbiamo già fatto l'imbocca al lupo, che impressione ti ha fatto nelle nuove vesti di tecnico? Ma l'impressione è positiva, risponde ai canoni di ciò che ci siamo dati come linee guida in consiglio di amministrazione. Sicuramente per una città che ha degli obiettivi come la nostra, quindi di rendere virtuosa questa gestione, aspettavamo di valorizzare il settore giovanile. L'abbiamo fatto con una scelta di tecnici sicuramente coraggiosa. In alcune nuove scelte hanno meno esperienza rispetto ad altri, e questo l'abbiamo fatto proprio per percorrere alcuni obiettivi, come quello magari di omogeneizzare tutta la struttura su una cultura di gioco positiva. In questo ci sentiamo molto vicini anche alla prima squadra, e soprattutto elevando a tecnico di coordinatore tecnico una figura a cui teniamo tantissimo, come quella di Antonio Di Battista, che ha dimostrato questi anni di esperienza. Sì. Quindi esperienza e una scelta coraggiosa sui giovani allenatori che si giocheranno questa stagione. Sì, al mio fianco Orlando D'Angelo, collega del Messaggero della Gazzetta dello Sport. Sì. Ciao Giacomo. Ciao Orlando. Piacere di risentirti. Senti, innanzitutto in bocca al lupo anche a te per questa nuova esperienza, e poi raccontaci anche in che modo vi siete mossi, nel senso che con la primavera avete fatto comunque qualche buon investimento su ragazzi di cui si parla molto molto bene, come Marinaro, come Pizzi che viene dal Sulmona. Insomma, è vero che l'obiettivo è giocare bene, creare entusiasmo, dare cultura del lavoro, però la primavera sarà anche un po' la vetrina di tutto il vostro lavoro, per quello avete investito anche bene sulla primavera, no? Sì, però ci tengo a sottolineare, ho detto l'altro giorno allo staff quando siamo partiti, non verremo, perché mi sento coinvolto anch'io e ci metto la faccia, non verremo e non verranno giudicati per i risultati in questo momento. Verranno giudicati in base a cosa erano i ragazzi, da come partono con la struttura tecnica iniziale, con l'organico iniziale, e come questo organico potrà crescere nel tempo. E ci piacerebbe trovare squadre che giocano un bel calcio col sorriso. Sicuramente la primavera parte da una buona base. Non nego che ho chiesto e chiedo tutti i giorni, insieme anche al responsabile Ruffini, un altro piccolo investimento a Delicarri come scelta tecnica per una punta, ma se non dovesse arrivare comunque ci sentiamo completi in un tonaggio. Insomma, vedremo i nuovi Capuano e il nuovo Verratti nei prossimi anni, cioè il prodotto del vivaio che gioca in Serie A a questo punto, non più in Serie B. Me lo auguro, però questo è un frutto di un programma pluriennale. Diciamo che iniziamo da oggi questo nuovo programma non perché in passato non ci sia stato, ma perché essendo in Serie A dobbiamo naturalmente tutti quanti rimetterci in gioco. Riniziamo oggi e speriamo che col tempo di ottenere questi risultati. Ovviamente ci crediamo, spero che si denoti anche il mio entusiasmo, perché mi piacerebbe essere vicino come società quest'anno al settore giovanile ancora più impostato e vedere di ottenere un po' di risultati. Bocca al lupo. Sì, Giacomo, l'ultima per chiudere, ma la primavera giocherà con lo stesso sistema di gioco, con lo stesso modulo della prima squadra, perché Bucchi mi aveva detto una settimana fa che ancora
non aveva incontrato Stroppa per definire, insomma, questa situazione. Ci puoi dire qualcosa in più oppure? Dunque, sì, assolutamente. Sì. Intanto Christian Bucchi non deve incontrare Stroppa per definire il modello di gioco. Abbiamo chiesto semplicemente di lavorare per fasi comunicanti e quindi di ascoltarsi a vicenda. E non abbiamo dato assolutamente dettame tecnico, né io perché non ho le competenze, ma neanche Di Battista. Abbiamo chiesto semplicemente di avvicinare il proprio gioco a una mentalità che poi sia 4-2-3, 4-2-3-1 o altro, dipende naturalmente dalle caratteristiche tecniche dei calciatori. Sicuramente, lo ripeto, mi sogno un giorno di dicembre in cui porto qualche altro amico legato al campo e vediamo giocare un bel calcio primavera, lievi o giovanissimi. E spero sicuramente, in virtù del fatto che comunque, essendo in Serie A, possiamo magari giocarci qualche altra linea di budget in più, di arrivare a gennaio con una bella lista di nomi di qualche ragazzo talentuoso, frutto di una rete di scouting che ci possa permettergli di effettuare qualche piccolo investimento. Sono d'accordo con te, Giacomo, soprattutto quando dici che fino a quando conteranno i risultati, insomma, non avremo mai una crescita effettiva di ragazzi. Lo dice anche Arrigo Sacchi, l'ho detto qualche settimana fa, insomma, bisogna puntare sul settore giovanile non per ottenere dei risultati che hanno, insomma, la loro valenza, credo, effimera o no? Credo che contino, ma in quanto diretta conseguenza è un bel lavoro. Ripeto, partiamo, io credo che spesso mi trovo con altri soci, apprezzo di loro il fatto che approcciamo questo mondo del calcio un po' come l'approcciamo nelle nostre piccole o grandi aziende. Partiamo dal presupposto di cosa abbiamo fatto l'anno scorso. Ci ha dimostrato un tecnico da cui abbiamo preso tanto e comunque col bel gioco. Se c'è una cultura del lavoro e una mentalità si ottengono anche risultati. Di conseguenza abbiamo fatto una scelta anche in prima squadra molto in linea, ritengo anche coraggiosa, e quello stesso metodo ci ha portato a effettuare delle scelte sul settore giovanile. Ragazzi in gamba che si giocano il futuro non su una carriera da allenatore già avviata, ma in quello che possono dimostrare. E quindi spero che poi i risultati nel lungo periodo siano una diretta conseguenza di quello che hanno seminato. Perfetto, va bene così, Giacomo, in bocca al lupo per tutto il vostro lavoro, chiaramente. In bocca al lupo. Crepi, in Ciao bocca al lupo Giacomo. ai ragazzi e allo staff. Grazie a voi per la pazienza. Grazie, grazie a Ciao. Giacomo Ortolano. Orlando, chiudiamo con i prossimi appuntamenti. Dicevi in precedenza domani amichevole, poi Poi venerdì. venerdì a Teramo, poi si ritornerà in città. Si ricominceranno gli allenamenti, credo, lunedì prossimo al Centro Sportivo Vestina di Montesilvano e da lì si comincerà a preparare il grande butto che sarà intanto anticipato dalla presentazione ufficiale della squadra l'8 agosto allo Stadio Adriatico contro gli spagnoli del Levante. È una squadra che tra l'altro quest'anno si è qualificata per la prima volta nell'Europa League, quindi un avversario davvero di lusso. Poi ci sarà l'ultima amichevole precampionato a Castel di Sangro contro il Genoa, perché il Genoa venerdì arriverà a Castel di Sangro in ritiro, e poi la prima di Team Cup sabato 18 agosto alle 20:30 all'Adriatico, e La affronteremo la vincente tra vincente tra Carpi Grosseto e Grosseto. Carpio Città di Sì. Marino, Perfetto, quindi insomma in grandi linee sarebbe il Grosseto. chiudiamo allora con gli anticipi perché la Serie A comincia il 25 agosto, che è sabato, ore 18, Fiorentina Udinese, ore 20 e 45 Juventus Parma, e ore 18 Milan Sampdoria, la partita del 26, poi tutte le partite alle 20 e 20 e 45, quindi 45. Pescara Inter 20 e Domenica 45. 26, 20 e Nella 45. seconda giornata però Pescara già al primo anticipo. Sì, saremo l'anticipo della seconda giornata alle Ore 18 18, sì. Ok, del sabato 1 settembre a Torino contro il Torino. 20 e 45 Bologna-Milan, poi 2 settembre Udinese-Juventus, ore 18, le restanti partite tutte alle 20 e 45. Siamo in chiusura, grazie ad Orlando D'Angelo per il Grazie a prezioso voi. contributo, grazie a Danilo Cinquino in regia, ai ragazzi di forzapescara.com che ci hanno seguito in diretta streaming, grazie a tutti voi che ci avete seguito da casa. L'appuntamento è per domani sera, ore 22:15, sulla TV dell'Adriatico, c'è cioè Fuori Budget.